Salve, buonasera, buonasera a tutti. Sono Mario Desiati e sono insieme a Michela Santoro, Andrea Cacciatore, Valeria Bisanti, tra gli organizzatori di Armonia. Questa è la nostra settima edizione. Faccio una brevissima introduzione perché insomma molti di voi magari non erano ieri. Per noi insomma è un grande piacere presentare una parte di quello che in questo momento è il meglio della nostra narrativa contemporanea, in questo scenario che è in questi luoghi. Noi siamo un festival soprattutto che si occupa di presentare, far incontrare narratori con il territorio e che mantiene poi per tutto l'anno un legame, una connessione fra chi è venuto a parlare e presentare il proprio libro. Poi in realtà nel corso dell'anno questo seme un po' diventa un po' una piantina perché si crea insomma una connessione anche con le scuole, con i lettori che hanno partecipato ai nostri incontri, incontri che non sono soltanto in presenza ma hanno anche una parte online e quindi insomma molti in questo momento stanno vedendo anche l'incontro collegati con la pagina del Festival Armonia. Da alcuni anni la scelta di presentare una parte di quello che sta succedendo in questo momento in Italia nella narrativa l'abbiamo fatta insieme a due istituzioni. Stasera, insomma, abbiamo due libri che hanno partecipato alla finale del Premio Strega, il Premio Strega, la Fondazione Bellonci. Da alcuni anni collaboriamo con Armonia, ci permette di far arrivare qui i finalisti della dozzina e quindi molti dei 12 scrittori che hanno raggiunto la finalissima, la finale e poi la finalissima per quanto riguarda la cinquina. Ed è un'ottima occasione per capire quello che sta succedendo nella nostra scrittura, nel romanzo italiano. Ed è un modo, insomma, che ci permette di entrare in contatto con diversi tipi di scrittura, da chi si occupa del romanzo tout court, ma anche di chi scrive romanzo saggio, di chi si occupa insomma più ed è posseduto dalla scrittura ibrida. È veramente un caleidoscopio di stili ed è un'occasione per entrare in contatto con questi nuovi tipi di narrativa. Allo stesso tempo, noi abbiamo anche una collaborazione col Premio Calvino, abbiamo già presentato a fine giugno, le vincitrici del premio Calvino dell'anno scorso e quella di quest'anno. Il premio Calvino invece è un premio che premia, scusate la tautologia, un premio che si occupa soprattutto di inediti e gli esordienti, alcuni degli esordienti, come dire, più discussi e più chiacchierati vengono pubblicati spesso quando vincono il Calvino nel giro di 2 massimo 3 anni. Quest'anno da alcuni anni, addirittura nel giro di un anno, ed è anche qua Armonia un po', come dire, la vetrina di questi nuovi narratori. Però stasera iniziamo con la più giovane scrittrice della dozzina del Premio Strega, Alice Urciolo, con il libro Adorazione, che è stata un po' una delle grandi rivelazioni della stagione letteraria di questo 2021. E tra l'altro un libro che, proprio spendo una frase perché è un libro che secondo me l'ho detto anche pubblicamente in radio e lo dico anche adesso quando mi è capitato di parlarne, è un romanzo che sembra venire dal futuro per il modo con cui racconta i legami, il rapporto soprattutto fra maschile e femminile, anche con la provincia in una maniera assolutamente comunque nuova, con anche una consapevolezza dello stile. Impressionante anche pensando all'età insomma dell'autrice, perché immagino che questo libro sia stato scritto almeno 2 anni fa, perché sei uscito adesso, quindi eri giovanissima, insomma, non... Ed è una grande prima prova, battezzata poi insomma dalla finale del Premio Strega, che è un bellissimo riconoscimento. E con Alice Urciolo chiacchiereranno due nostri grandi amici. Rossana Stremo, che ho presentato ieri, che è scrittore, poeta, critico letterario e amico insomma da lunga data del nostro festival, e Maria Agostinacchio, che per noi è un intellettuale, una persona che a noi è sempre stata molto vicina e che
trova sempre l'anima dei libri che racconta e lo fa con una grazia speciale. Insomma, ringrazio davvero di essere qui stasera con noi. Antonietta Stasi invece ci farà sentire, e che ringrazio della sua partecipazione, e Antonietta Stasi sarà la voce del romanzo di Alice Urciolo. Ed entriamo subito nel libro di Alice con la voce di Antonietta Stasi. Buona presentazione. Diana indossò la tuta e uscì dal bagno. Guardò le ragazze in quello spogliatoio troppo piccolo e troppo caldo, dove si sentiva e si vedeva tutto: i capelli profumati di shampoo, l'odore di un assorbente usato, di un profumo troppo forte, le gambe fresche di estetista, le dita dei piedi perfettamente smaltate. Alcune si toglievano i vestiti e andavano a fare pipì sfilando in mutande e reggiseno. Altre erano compagne di danza e prima di entrare in palestra facevano esercizi difficili di stretching contro il muro, dove le scritte Duce Regna si alternavano a dichiarazioni d'amore. Quella preferita da Diana era una citazione di Catullo, dedicata a una certa Chiara. Chiara, amo et excrucior. Dopo 2 anni di educazione fisica, nessuna delle ragazze della sua classe l'aveva mai vista nuda, mentre Diana aveva visto nuda ognuna di loro. Le femmine erano la cosa che aveva guardato di più in tutta la sua vita. Sin da quando era piccola, sua madre studiava le clienti che venivano al ristorante e poi commentava con lei il loro aspetto. Diana sapeva perfettamente quelle che Diletta considerava bellissime, perché erano tutte fatte in un certo modo. Ormai si era abituata a classificarle. C'erano quelle fatte in un certo modo e poi c'erano le altre. Lei faceva parte delle altre. Anche Vera faceva parte delle altre, ma loro due erano diverse. C'era qualcosa in Vera che semplicemente non ti permetteva di ignorarla quando la vedevi. Era consapevole di ogni suo movimento. Esercitava il controllo sullo spazio che occupava. In palestra, mentre si toglieva la maglietta, mentre si allacciava i pantaloncini, Diana non riusciva a smettere di guardarla, come non riusciva a smettere di guardare tutte le altre ragazze. Era un pensiero che la imbarazzava, però non poteva fare a meno di chiedersi se in realtà non le desiderasse. Ma se le desiderava, perché non sognava mai di toccarle o di essere toccata da loro? E se invece non le desiderava, perché continuava a guardarle? Non solo negli spogliatoi, ma anche per strada, nei negozi, in televisione, nei sogni, dappertutto. Lei e Vera avevano 16 anni ed erano cresciute nella campagna dell'Agropontino. Intorno a loro distese di campi bonificati, interrotti solo dal cemento dei palazzi e da migliaia che tagliavano lo spazio con geometrica esattezza. Per andare al liceo a Latina si incontravano alla fermata del Cotral, ogni mattina alle 7:25, e dopo mezz'ora di viaggio si ritrovavano in un altro mondo, quello delle compagne di classe, di Latina, che nella trousse avevano il mascara di Kyla Cosmetics, che andavano dal parrucchiere a farsi la messa in piega tutti i weekend e che a settembre parlavano di vacanze in Kenya o in altri posti così. «Queste non sanno niente», pensavano quando quella di Pontina, Sezze e Priverno chiedevano dove fosse il locale di cui stavano parlando o quando correvano a prendere l'autobus per tornare al paese. Diana lo capiva e ci credeva. Solo più tardi avrebbe capito un'altra cosa ancora. Si è sempre la provincia di qualcun altro. Anche Latina era provincia. Era l'ultima ora dell'ultimo giorno di scuola e il suono della campanella le proiettò verso l'estate. All'uscita fecero la lotta con i gavettoni, riempiendoli di acqua e farina. Diana stava in disparte, limitando la possibilità di tirarli come quelli di riceverli. Vera invece era al centro della lotta, lanciava contro tutti. Ma quella di Latina evitavano di sfidarla per prima, non si permettevano con lei. Erano supponenti con tutte quelle di fuori, ma non con Vera. Sentivano il suo distacco, la sua noncuranza, e poi sapevano che se l'avessero provocata, lei le avrebbe rimesse a posto dicendo qualcosa che faceva molto male. Lo sapevano, si erano già fatte male.
Per loro era un mistero come potesse essere amica di Diana, che non sembrava in grado di difendersi dalla sua ombra. Eppure stavano sempre insieme, come se per loro semplicemente non esistesse altra possibilità, altra scelta. Alice, benvenuta, benvenuta al Festival Bonia. Grazie, grazie mille. È un piacere conoscerti, averti qui, è un piacere anche poter parlare di questo romanzo. E io, mentre sentivo, diciamo, la lettura delle prime pagine del tuo romanzo, pensavo anche a quello che aveva detto Mario in introduzione, un romanzo che viene dal futuro. È in realtà interessante come definizione ed è più o meno la stessa cosa a cui ho pensato io mentre ho letto il romanzo, perché in effetti è un romanzo che parla di adolescenti, è un romanzo che parla di adolescenti nel tempo presente ed è un romanzo che parla di adolescenti nel tempo presente nella provincia italiana. Ci sono altri scrittori italiani che hanno raccontato gli adolescenti oggi, ci sono altri scrittori italiani che affrontano la questione della formazione degli adolescenti di oggi. L'aspetto più interessante del tuo romanzo è, dal mio punto di vista, è che ha una grandissima capacità mimetica di raccontare gli adolescenti, se vogliamo, con una profonda attualizzazione, nel senso che, voglio dire, quando leggiamo per esempio lavori di psicologi, di sociologi che raccontano gli adolescenti del nostro tempo, spesso in effetti parlano della fortissima componente narcisistica degli adolescenti di oggi, non solo degli adolescenti ma anche degli adolescenti di oggi, e quindi la necessità di essere ammirati. La necessità di essere ammirati molto spesso significa, ecco, che volersi mettere al centro del palco, anche all'interno delle relazioni, diciamo, tra coetanei. Quando ciò non avviene, questa necessità di essere ammirati che non avviene porta alla fragilità, no? Quindi gli adolescenti di oggi ruotano costantemente tra fragilità e spavalderia. E l'aspetto interessante del tuo romanzo è la prima volta che vedo una perfetta correlazione tra la rappresentazione, diciamo, narrativa degli adolescenti e quello che le scienze sociali dicono degli adolescenti. Anche in relazione, per esempio, questo non significa che ovviamente il tuo romanzo non affronti le stesse tematiche che spesso ci si trova ad affrontare quando abbiamo un gruppo di ragazzi che deve superare quella zona di bonaccia che è l'adolescenza, e quindi il rapporto con i genitori, e quindi non il modo di relazionarsi con il proprio corpo, e quindi la questione del sesso, l'importanza dei primi amori, l'importanza delle amicizie, però sicuramente riesce ad affrontarlo tenendo in considerazione il tempo attuale. La prima riflessione che ho fatto del tuo romanzo, e magari partirei da qui, no? Quando il primo elemento interessante è che in Adorazione, a differenza di molti altri romanzi di formazione, sia del nuovo millennio ma anche di classici del Novecento, c'è una, diciamo, un racconto dei genitori che è un racconto di profonda marginalità. In molti romanzi del Novecento, quando si parla di formazione, il rapporto dell'adolescente con la figura genitoriale è un rapporto viscerale. Quel cordone ombelicale molto spesso non si riesce a tagliare, no? Pensate, non so, allo schiaffo del padre di Zeno Cosini, alla paura di Berto nei confronti del padre, no? Questa diciamo, rapporto quasi di sottomissione nei confronti delle figure genitoriali, che molto spesso porta a un profondo dolore da parte dei ragazzi e anche un impedimento di crescita. I genitori all'interno di Adorazione sono figure marginali, in qualche modo, poiché aggrovigliate nei casini della loro età. E questo è un aspetto interessante. E quindi la prima domanda che volevo farti per iniziare a parlare del tuo romanzo era in che modo, diciamo, è venuta fuori questa rappresentazione delle figure genitoriali che è secondaria, ma nel contempo ci parla dei ragazzi che tu hai rappresentato. Allora, prima di tutto buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie di questa introduzione, grazie anche a Mario Desiati per quello che ha detto del romanzo. Allora, parlando dei genitori, è vero che in questo romanzo i genitori, e in generale tutti gli adulti, insomma, sono delle figure abbastanza marginali. Il punto di vista
all'interno di questo romanzo appartiene ai ragazzi, ai cinque protagonisti della storia. E il loro rapporto con i genitori, io credo, seppur, come dire, sullo sfondo, in un qualche modo è molto determinante e dice molto di loro. Probabilmente è solo che questi protagonisti, questi ragazzi, non si rendono ancora conto di quanto magari li abbia determinati come persone il loro rapporto appunto con le loro madri, con i loro padri. Ci sono alcuni casi magari più eclatanti in cui un padre e una madre assumono un'importanza maggiore. Penso a Vera, che il cui padre ha lasciato lei e la sua famiglia quando era molto piccola e che di fatto vive nella costante ricerca di attenzioni e di amore da parte sua, e ha anche un vuoto che cerca di colmare con altri rapporti. Per quanto riguarda però tutti gli altri, io credo che la medietà in generale, la, come dire, il fatto che tutte queste figure, come dire, siano figure di persone normali, no? Abbia a che fare un po' con il mondo che volevo raccontare, nel senso, Adorazione è ambientato in un paese di provincia, Pontinia, una delle città di fondazione fascista, e però il contesto sociale di cui parlo non è né un contesto di estrema ricchezza né un contesto di estremo degrado. È una provincia italiana, come io poi credo siano la maggior parte delle province italiane, di media ricchezza, anche di media cultura, in cui tutto è medio. E questo, come dire, il racconto di questa normalità, di questa medietà, ho cercato di, come dire, l'ho vissuto, nel senso che io vengo da quelle parti e quindi ho vissuto in questo tipo di provincia. E poi anche mi sono detta che mi sembrava anche poco raccontata tutto sommato come realtà, nel senso che appunto spesso credo ci troviamo di fronte a dei racconti che fanno dell'oggetto del racconto dei contesti sociali magari di estrema ricchezza o di estrema povertà. E mi interessava raccontare in maniera quanto più veritiera possibile questa realtà, e questo poi si è, come dire, si è riflesso anche nello stile e nella scelta del linguaggio da adottare in questo romanzo. Come dire, i dialoghi, il discorso indiretto libero punta a riprodurre i pensieri di questi personaggi, e io volevo che le parole di Diana e di Vera in questo libro potessero non essere assolutamente lontane da quelle che sono le parole veramente di una ragazza di 16 anni oggi in un paese del genere. Quindi, come dire, volevo raccontare questa normalità e volevo anche raccontare l'estremo orrore e l'estrema anche gioia in alcuni momenti che può esserci in un paese del genere, anche per raccontare appunto che questi estremi poi non esistono solo in situazioni estreme, ma anche invece in condizioni assolutamente che noi definiremmo normali. Grazie. Allora, come sempre accade quando presento un libro, un po' è come presentare un essere vivente, no? Quindi si parte dal nome, come mi chiamo, e si chiama Adorazione questo libro. Ed è quando si sfoglia, no, un libro in libreria e si vede sugli scaffali, il titolo, ovviamente la copertina, attraggono come sempre, e a maggior ragione nella società dell'immagine, attraggono il lettore. Quindi uno immagina che l'adorazione abbia di qualcosa di mistico, qualcosa di legame che hai dato il titolo, a cui che hai dato al tuo romanzo, direi corale, perché ci sono in realtà due prime protagoniste, no? Vera e Diana, di cui abbiamo già sentito la lettura precedente. Quindi si apre con le due protagoniste, intorno alle quali però tutti sono protagonisti in qualche modo, tutti diventano personaggi sfaccettati, affrescati in maniera molto dettagliata.
per cui adorazione già ci porta in medias res, cioè un contesto iperbolico, enfatizzato, un'adolescenza non è ancora esplosa, un'adolescenza che è nel mezzo proprio del guado, perché ci troviamo tra i 16 e i 18 anni i protagonisti, quindi c'è quella fase in cui sono appena usciti da una tempesta ormonale incontenibile, però hanno quella sospensione di giudizio che li sta portando verso delle scelte che sono un po' più radicali. E quindi anche personali, di consapevolezze sessuali, e un periodo, l'adolescenza viene definita quasi una panadolescenza. In realtà, a mio avviso, ripeto, anche per una conoscenza diretta, proprio il momento più tragico, se posso usare questo termine così tranchant, è proprio dai 16 ai 18, 19 anni, quando si pongono davanti delle strade quasi obbligate, e tu hai scelto proprio questo momento, quindi adorazione come titolo e questo periodo dell'adolescenza. E poi ci sono tanti protagonisti, ci sono i luoghi, adesso ne hai già accennato, c'è un tempo preciso, ci sono 5 protagonisti con le loro famiglie, c'è una motivazione dietro questo romanzo e non c'è una conclusione. Quindi è un affresco da terminare o forse da lasciare in questo modo. Quindi io ti invito, visto che vogliamo conoscere questo testo, da partire proprio dalla scelta del titolo, Adorazione. Allora, Adorazione è stato l'unico titolo di questo romanzo, nel senso che non ce n'è mai stato uno prima e né uno dopo, quando mi è venuto in mente proprio perché, insomma, avevo già iniziato a scrivere il romanzo, avevo già iniziato a ragionare su quello di cui stavo scrivendo. A un certo punto Adorazione è arrivato e appunto ho capito che sarebbe stato il titolo di questa storia. Mi ero accorta che c'erano dei temi in particolare di cui parlava la storia che stavo scrivendo, e le relazioni dei personaggi che avevo erano declinazioni diverse di questo tema. E i temi sono le dinamiche di potere tra gli uomini e le donne, l'eredità culturale di tipo patriarcale e fascista con cui si ritrova a fare i conti questa comunità, che è il simbolo di una società più grande, perché, come dico spesso, sarebbe molto bello se alcuni problemi fossero circoscritti, no, a quest'area geografica. E in realtà di Adorazione mi affascinava proprio il riferimento all'ambito religioso, nel senso, è sicuramente una parola che contiene al suo interno un senso di qualcosa di estremo, no? La prima però definizione che si trova di adorazione, almeno sul mio vocabolario, rimanda all'ambito religioso, e praticamente questa sensazione, questo sentimento è descritto come l'atto di venerare, di rendere omaggio a una divinità che noi riconosciamo superiore, e quindi allo stesso tempo riconosciamo la nostra inferiorità. E questo schema di potere, poi di fatto, di venerazione, di adorazione, è lo schema all'interno del quale, se vogliamo, è possibile far rientrare con mille sfumature tutte le relazioni che ci sono in questo romanzo. E l'adorazione è sicuramente qualcosa che appartiene all'adolescenza, ma in realtà, come dire, io credo che sia in generale qualcosa che appartiene a un'educazione sentimentale ancora poco sviluppata, ma un'interiorità, un modo di provare i sentimenti ancora che è rimasto magari ancora, ecco, a quello dei tempi dell'adolescenza. I ragazzi e gli adulti di questo romanzo, lo dico spesso, sono delle persone irrisolte allo stesso modo. Il dato anagrafico è appunto solo un dato anagrafico.
poi questi personaggi si fanno tutti le stesse domande, sono tutti alla ricerca delle stesse risposte. L'unica differenza è che forse qualcuno ha smesso di porsi delle domande e ha dato per assodato, no? Tutta una serie di cose, anche nella propria vita sentimentale. E, però ecco, appunto, adorazione, poi al di là di questo significato religioso, credo che sia una parola ambigua e ricca di significati, e tutti questi significati mi interessavano. All'inizio so che è una parola che può dare l'idea anche di qualcosa di molto positivo, appunto perché rimanda all'amore, rimanda alla dedizione, alla devozione, e però... come dire, è come se l'esasperazione di questo sentimento di affetto e di attaccamento possa poi diventare qualcosa che conduce all'ossessione, alla volontà di possesso e a un, appunto al trasformare questo affetto in una gabbia. Per tanti personaggi l'affetto che, di cui sono oggetto è una gabbia, e tanti di questi personaggi amano in realtà costruendo una gabbia. Molto spesso ogni personaggio si ritrova a fare entrambe le cose, si ritrova in entrambe le posizioni, e come dire, quindi era proprio la parola giusta, è il sentimento alla base di questo romanzo. Tra le altre cose, infatti, se noi vediamo il percorso se vediamo il percorso delle due protagoniste, in particolar modo quindi di Vera e Diana, in effetti questa superamento dell'accezione positiva di adorazione è evidente, perché loro seguono un percorso che proprio va contro questa rappresentazione di idea di patriarcato di cui hai parlato tu, e in effetti lo fanno soprattutto Diana attraverso una profonda, diciamo, riflessione che lei fa sull'accettazione del proprio corpo, che è un'altra tematica tipicamente adolescenziale, che viene affrontata in maniera davvero interessante da parte tua, no? Attraverso questa voglia che questa ragazza ha su una coscia che all'inizio del romanzo praticamente è l'emblema della sua esclusione dal gruppo. È il progressivo accettarsi, è il progressivo anche cambiare atteggiamento nei confronti delle figure maschili, nasce anche dall'accettazione di questo, diciamo, difetto del proprio corpo. Rispetto alla questione della sottomissione, ecco una domanda che ti faccio. All'interno del romanzo c'è un trauma che riguarda l'intera comunità di amici, che è quello, diciamo, di un lutto per la morte di una loro compagna, di Elena, che in realtà non è spoiler perché è dichiarato anche dalla seconda di copertina, viene ammazzata dal suo fidanzato, quindi qualcosa di grave per la comunità di adolescenti, quando la morte di un'amica arriva, non un gruppo di adolescenti che ancora non hanno diciamo elaborato l'idea stessa della morte, è qualcosa che radicalmente colpisce e fa male. Ovviamente una morte che viene in questo modo violento è qualcosa che scuote ancora di più, però tu hai scelto di tenere questo episodio traumatico, hai scelto di tenerlo quasi al lato, senza mai parlarne. Il trauma c'è, ma non è raccontato. Mi spiego un po' questa scelta. Sì, il personaggio di Elena, tra l'altro, è nato tardi rispetto agli altri. All'inizio avevo Diana, Vera e avevo tutta la comunità che ruota loro attorno. E, diciamo che la genesi di Elena è, come dire... Ci sono stati due binari paralleli su cui è proceduta. Il primo è il fatto che quando ero molto piccola, facevo credo elementari, nel mio paese si è verificato un fatto di cronaca nel 2003. Sì, Maria lo ricorda bene perché frequentava le zone in cui è ambientato Adorazione. Nel 2003 è avvenuto questo fatto di cronaca che ha riguardato la morte e l'uccisione di una ragazza di 16 anni. Non era un femminicidio, però ricordo bene, insomma, quanto aveva colpito tutti noi in un paese così piccolo, l'importanza che aveva avuto e anche... quanto si faceva fatica a parlarne, quanto era diventato un tabù quasi, qualcosa che, come dire, suscitava vergogna, sgomento, anche senso di colpa forse. E io ricordo da piccola questa cosa che aleggiava su di noi e di cui però non si parlava molto.
e un po' come si fa con le malattie, no? Che non vengono mai nominate. E poi appunto il fatto che mi ero resa conto che stavo parlando di dinamiche di potere tra uomini e donne. E quindi, come dire, questa ragazza veramente morta quando io ero molto piccola, poi è diventata Elena, uccisa dal suo ragazzo Enrico, e Elena è volontariamente sullo sfondo. La morte di Elena è avvenuta un anno prima dell'inizio della storia. Mi sono chiesta a lungo dove collocare questa morte e ho capito che non era importante che fosse molto vicina alla vita dei protagonisti, ma che facesse parte della vita dei protagonisti, perché Adorazione non è la storia di Elena, non è la storia di Enrico, non è la storia di come lei viene uccisa. È la storia del perché la morte di Elena riguarda tutti i personaggi, riguarda tutta la comunità. La morte di Elena è quasi una domanda per tutti loro. Non tutti riescono a rispondere a questa domanda e parlavamo prima del fatto che il libro mi viene spesso chiesto del finale e per me è un finale, cioè nel senso per me la storia di Adorazione è finita qui e credo anche che dovesse avere quel tipo di finale questa storia perché facevo molta fatica a mettere un punto alle vite di questi personaggi e allo stesso tempo sentivo di aver raccontato quello che delle loro vite mi interessava e quindi, come dire, il fatto che loro siano riusciti a rispondere ad alcune domande o che non siano riusciti a farlo, e tra queste c'è anche l'elaborazione, come dire, tra tutte le questioni che devono affrontare c'è anche l'elaborazione della morte di Elena, che per me rappresentava un po' l'estrema conseguenza di quello a cui può portare un rapporto basato sul potere e non sull'amore. E parlando questa storia di potere e di amore, essendo, come dire, le relazioni dei personaggi, essendo fatti di queste due componenti in maniera molto sbilanciata tra di loro, Elena per me rappresentava un po' appunto una stella polare sulle teste di tutti loro, che incarnava il tema fondamentale di questa storia, ma che appunto doveva rimanere sullo sfondo. Quindi abbiamo visto un po', no, il titolo, il paesaggio di fondo che è Elena, e mi ha molto colpito questo descrivere la provincia che da un lato ha evidentemente dei valori da coltivare, da mantenere come una culla, però come dico sempre io, questa me la ascrivo, sia la culla che la bara sono fatti di legno e quindi si rischia, rimanendo legati in maniera fin troppo chiusa alla provincia, di non accogliere tutto ciò che viene da fuori. Il fuori in questo caso è un fuori spesso iperbolico, viene identificato con Roma, il fuori viene identificato con i viaggi in Kenya, viene identificato con letture diverse, come per esempio le poesie, viene identificato con la visione di Bella di Giorno di Catherine Deneuve. Quindi il fuori in realtà è ciò che non penetra in questa medietà che è fatta, tu la identifichi con il giornale Chi, così mi è sembrato, no? C'è la Diletta, la mamma di Diana, che è una follower, visto che usi molto Instagram e le direct nel libro, è una follower della principessa Diana e quindi chiama sua figlia evidentemente con il nome della compianta duchessa di Kent. Quindi da un lato c'è la cultura del Chi, senza nulla togliere a questo giornale, però evidentemente è correlato a una sorta di finestra aperta su un mondo totalmente lontano, diverso, in cui si ha quasi una sorta di voyeurismo nella vita meravigliosa degli altri, edulcorata dalle pagine di Chi. Dall'altro lato invece c'è l'intromissione culturale forte, che è appunto Bella di Giorno, che poi è il transito per una modifica nei confronti della voglia di Diana, e poi della poesia, che è un transito verso l'accettazione dell'omosessualità da parte di Vanessa. Quindi questa
questi simboli che tu hai usato sono simboli tra l'altro molto facili, molto diretti, cioè è evidente che non c'è una ricerca, una ricerca senza retorica la tua, è quella. Mi racconti questa identificazione simbolica? Ma allora, diciamo che tutti gli elementi che hai citato semplicemente facevano parte del mio mondo, della mia costellazione, cioè nel senso vivendo appunto poi veramente nelle zone in cui è ambientato il romanzo, io volevo raccontare veramente quello che insomma gira attorno alla vita di una persona che vive lì, quello che può incontrare, quello che incontra con più difficoltà. E tra tutte queste cose c'è sicuramente un certo voyeurismo nei confronti insomma di tutto quello che è il mondo VIP. Sabaudia tra l'altro è una località di mare molto frequentata dai VIP principalmente di Roma, e infatti nel primo capitolo nel primo capitolo del romanzo, cioè i genitori di Diana, una delle protagoniste, hanno un ristorante a Sabaudia. E la mamma di Diana, lettrice di Chi, in realtà sogna che un giorno al suo ristorante vada un qualche VIP, e in realtà è già quasi felice che, non so, vada lì un attore poco famoso, un medico magari, no? Ecco, di Roma. Però c'è questa aspirazione, no? A una vita che poi appunto non è assolutamente lontana dalla vita di questi personaggi. E poi allo stesso tempo, incidentalmente o più volontariamente, i personaggi incappano anche in qualcos'altro. Per esempio Vanessa incappa nella poesia. Nel romanzo è presente una poesia di Tracy K. Smith che si chiama Gioia, in realtà è solo l'incipit insomma della poesia, che è contenuta in Nuova Poesia Americana, un volume di poesie veramente insomma esistente, edito da Edizioni Black Coffee. E mi interessava tanto, per esempio parlando di Vanessa e di come incontra la poesia, il fatto che io ho letto questa poesia veramente mentre scrivevo Adorazione, perché mi piace molto leggere poesie, sono una grande lettrice, e ho pensato appena l'ho letta che parlava di questo libro, parlava di tutti i personaggi, poi è idealmente affidata a Vanessa nella storia, ma per me è una poesia per tutti questi personaggi. Sì, esatto. E praticamente Vanessa all'inizio della storia è un personaggio molto una ragazza estremamente bella, è la reginetta di bellezza di Pontinia, corrisponde in tutto e per tutto ai canoni estetici occidentali vigenti adesso, e però è una ragazza profondamente infelice, perché tutta la sua vita di fatto è stata già decisa, il suo destino è stato già tracciato dai suoi genitori e dalla sua comunità sulla base alla fine del fatto che lei ha questo tipo di aspetto, e in realtà appunto è una ragazza estremamente insicura che non sa chi è e non sa che cosa vuole. E quando incontra Arianna, una ragazza di cui si innamorerà, lei è con delle sue amiche e stanno parlando di questa poesia, e Arianna a un certo punto passa il libro a Vanessa e le chiede: dammi un parere, ti piace o no? E Vanessa all'inizio non riesce neanche a leggerla questa poesia, fa finta di leggerla perché ha così una bassa opinione di se stessa e crede così poco nelle sue capacità, perché appunto è stata, come dire, cresciuta come la bella del paese e basta dal suo contesto, che appunto non riesce neanche a leggerla, fa finta di leggerla e dice proprio: io non la capisco la poesia. E Arianna le dice: ma non è una cosa che devi capire, leggila e dimmi se ti piace o no. Infatti legge solo i primi due versi. Esatto, esatto.
E questa poesia poi Vanessa riesce a leggerla solo molto più avanti nel romanzo, quando ha già compiuto un'evoluzione poi, no, che l'ha portata di fatto a crescere, a credere di più in se stessa. Quindi, come dire, molto spesso quello che incontrano i personaggi dice qualcosa di loro e li aiuta anche ad andare in una direzione diversa. Diana vede Bella di giorno, in realtà su consiglio di un ragazzo, e in Bella di giorno la protagonista Catherine Deneuve ha una voglia che all'inizio è il motivo per cui uno dei ragazzi che lei incontra al bordello la respinge. Poi questo ragazzo si innamora di lei e da quel momento ama tutto di lei, anche la sua voglia. Diana, diciamo che è un personaggio forse il più complesso del romanzo, e è vero che, come dire, lei come Vanessa compie un percorso di emancipazione, però è anche vero che all'inizio questa emancipazione non è una vera emancipazione a mio avviso, nel senso che Diana, e quello che Diana pensa di se stessa e del suo corpo per gran parte del romanzo è comunque diretto dallo sguardo degli altri, e solo verso la fine del romanzo Diana capisce che quello che poi le darà veramente la piena sicurezza, la piena felicità è il suo sguardo e basta. Io faccio un'ultima domanda che riguarda un po' la questione di stile. Un po' già avevi parlato, no? In effetti l'aspetto interessante del tuo romanzo è anche il senso del ritmo, questo senso del ritmo che tu riesci a creare sicuramente attraverso questa costante alternanza di sequenze narrative e sequenze dialogiche, quindi entri davvero nel flusso della loro storia. E parlavi anche prima della medietà complessiva dei personaggi, l'hai detto anche adesso, no? Mio Dio, come si legge una poesia, no? Che cosa c'entro io con questa poesia? Tra le altre cose, nuova poesia americana di Black Coffee, una raccolta stupenda. Sì, è vero. Che vi consiglio di leggere, tradotta da Damiano Beni. E questo che sembra creare, no? La poesia crea un po' di distonia con questa medietà. Una cosa a cui ho fatto riferimento rispetto ad altri romanzi che raccontavano i ragazzi, c'è soprattutto ovviamente nei dialoghi un utilizzo un po' di un italiano standard, cioè non c'è il famoso gergo giovanile che soprattutto all'interno di contesti periferici aiuta a definire il gruppo, no? Il gergo giovanile rappresenta una sorta di arma da parte degli adolescenti per opporsi al mondo degli adulti, no? E questa è una scelta che tu fai, è una scelta, diciamo, di standardizzare la loro lingua, di non renderla in qualche modo propria. Volevo chiederti per quale ragione l'hai fatto. Allora, diciamo che c'è un motivo che in realtà è sulla da me e da una scelta che ho potuto prendere io, perché le zone dove è ambientato Adorazione appunto sono le città di fondazione, principalmente parliamo di Latina, Sabaudia e Pontinia, sono queste le tre città in cui è ambientata la storia, e sono città nate nel ventennio fascista dopo la bonifica. E sono città che sono state create da persone che da tutta Italia sono venute, è stato data loro in cambio una casa e del terreno, e hanno fatto la bonifica in quelle zone. E quindi sono città che sono state formate da persone che provenivano da tutta Italia, persone molto diverse, che parlavano lingue molto diverse, e questa cosa poi è raccontata bene da Antonio Pennacchi in Canale Mussolini, che è, insomma, Antonio Pennacchi nato a Latina, e la lingua poi si è livellata in un qualche modo, e si dice spesso che Latina e Sabaudia e Pontinia sono città senza storia. Sono città con una storia molto recente, fatte da persone appunto molto diverse tra di loro, che parlavano lingue molto diverse, e alla fine la lingua che si parla adesso in quelle zone è una lingua che non ha inflessioni dialettali, non ha particolari appunto anche influenze da contesti limitrofi. L'influenza un po' più forte è quella di Roma, ma non è tanto forte da rendere poi la parlata delle persone che abitano lì veramente la parlata che di Roma, insomma, del dialetto romano. E quindi, come dire,
Io, per esempio, che sono nata a Priverno, che è un paese limitrofo di Pontinia, e non è una delle città di fondazione, quindi c'era un dialetto, perché era è una città molto, molto antica. Ho notato proprio questo come prima cosa quando sono andata al liceo a Latina, che noi ragazze che venivamo dai paesi intorno avevamo tutti dei dialetti molto diversi, e invece le ragazze di Latina, di Pontinia, di Sabaudia parlavano un italiano molto standard. E ogni tanto nel romanzo ci sono delle, come dire, delle espressioni un po' più gergali, me ne hanno fatta notare una l'altro giorno che non ricordo, ma forse sbrattare, una cosa, sì, esatto. Però, come dire, finisce lì la cosa, e questo rispecchia anche il fatto che, cioè rispecchia effettivamente il modo di parlare di tutte le persone in queste zone. E poi sì, io comunque, come dire, ha incontrato quello che io avrei voluto fare linguisticamente con questo romanzo, questa realtà dei fatti, nel senso che facendo parlare dei ragazzi comunque quello che volevo fare era cercare di imitare il loro modo di esprimersi, più che altro il fatto che potessero utilizzare una parola e non un'altra, oppure che potessero costruire la frase in un modo piuttosto che in un altro. E volontariamente non ci sono delle parole altisonanti in questo romanzo, perché per me, come dire, le parole che ci sono devono essere delle parole che possiedono i personaggi per quanto riguarda questa storia. E quindi ecco, io volevo utilizzare una lingua che fosse vicina alla loro, che non andasse troppo nella direzione appunto del gergo, e che però non fosse neanche una lingua inverosimile e scritta. Eccomi. Allora, sì, infatti anche io avevo notato questa cosa della lingua, che appartiene a questa lingua non lingua che tu usi, che è dei giovani, ma non solo dei giovani, che è un po' come l'architettura di Sabaudia e delle città di fondazioni, metafisica, cioè sospesa tra una realtà territoriale e poi un non luogo, come appunto quello dell'architettura fascista. Anch'io mi avvio alla conclusione dicendo che non è un romanzo per gli adolescenti soltanto, perché riflettevo che è un romanzo che certamente potrebbe avere un pubblico scelto e dedicato, che è quello degli adolescenti che si riflettono, ma è un romanzo che riflette specularmente anche gli adulti, i genitori e nel mio caso anche gli insegnanti, perché tra l'altro entri con l'utilizzo dei social, che è diventato ed è per tutti, compreso chi è su questo palco, un elemento di dialogo e di linguaggio diretto, tant'è che proprio Instagram e le direct servono anche a Diana per esorcizzare la sua voglia e andare oltre. Quindi quando hai scritto questo romanzo, che ho letto è stato pensato durante il lockdown, un fecondissimo scritto per la maggior parte durante il lockdown. Sì. A quale pubblico ti rivolgevi? Non mi facevo questa domanda, non me la sono mai fatta, perché idealmente, come dire, pensavo che potesse essere un romanzo, no, per persone inizialmente dicevo dai 12 ai 90 anni, cioè nel senso dai 12 in poi, invece effettivamente poi mi sono resa conto che è un romanzo che si può leggere magari dall'età dei protagonisti in poi, ecco, dai 16 anni in poi. Non lo consiglierei a delle persone più piccole, però ecco, non mi facevo questa domanda perché non ho mai pensato a un pubblico particolare per questo romanzo, ma anzi a un pubblico più, quanto più ampio possibile, mi auguravo. E infatti sarà così. E io voglio concludere leggendo le motivazioni per cui sei stata candidata anche tu allo Strega, perché vorrei così leggerle come buon augurio.
aspetta che qui sempre con sì. I nostri ormai i nostri fedeli compagni di viaggio. Allora, lo leggo, ma avendo l'età maggiore di Diletta, di Manuela e di tutte le protagoniste, metto gli occhiali. Allora, Adorazione è un romanzo sulla complessità dell'adolescenza che attrae e respinge, esattamente come i caratteri dei ragazzi, che danno vita alle vicende raccontate, come i luoghi dove tutto avviene, la provincia di Latina, Pontinia, Terre Nuove, paesi con una storia appena principiata. Alice Urciolo intesse il suo esordio attorno a un'estate, vissuta intensamente, la stagione che più si addice ai ragazzi e alla loro passione. Diana, Vera, Giorgio, Vanessa sono gli attori di una vicenda che ha il suo nucleo piantato nel passato, l'omicidio di una loro amica Elena, per mano del suo fidanzato. A distanza di un anno, il gruppo di amici tenta di uscire dalla tragedia e di gettarsi a capofitto in quel che più desidera: crescere, sperimentarsi, anche a costo di soffrire. E qui è proprio l'apporto di Daniele Mencarelli che ti ha presentato allo Strega. Adorazione canta la fame di vita di un'intera generazione che nella libertà sessuale tenta di dimenticare la sofferenza affettiva e il senso di vuoto, spesso lasciato da adulti che mancano di risposte e di coraggio. Coraggio, invece, incarnato dall'autrice, capace di utilizzare le diverse lingue e forme narrative del nostro squilibrato presente. Grazie. Grazie a voi, grazie a Daniele Mencarelli, grazie a Rossano e a Maria, grazie a Mario Desiati e a tutti gli organizzatori del festival. Grazie. Allora, noi per ringraziarti della tua presenza e anche come buon auspicio abbiamo l'abitudine di donare un ricordo del festival che è un telo mare artigianale con il nostro logo Festival. Bellissimo. Armonia. Grazie. E poi anche lotti tipici, sì. Ti fanno sempre bene. Nei posti, il telo mare no. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.